Sulle note della Fedelissima, ecco il calendario 2013 che lega il futuro dell'Arma dei Carabinieri ai suoi 150 anni di storia e più. Giunto quest'anno a una tiratura di 1.200.000 copie, di cui 8.000 in lingua straniera, inglese, francese, spagnolo e tedesco, il calendario storico è indice dell'affetto nei confronti della Benemerita e le tavole, le fotografie, le illustrazioni e i testi aiutano il lettore a ripercorrere non solo la storia dell'arma, ma anche momenti, episodi, occasioni in cui i carabinieri si sono distinti a servizio del paese e delle popolazioni, in particolari momenti di difficoltà. Tutto questo senza tralasciare l'impegno quotidiano sul territorio. Le tavole artistiche del 2013 sono state realizzate dal maestro Paolo Di Paolo. Nato nel 28, dopo l'interruzione post-bellica, il calendario storico è stato ripreso nel 1950 e da allora ha rappresentato un appuntamento atteso. Il tema di quest'anno è il terzo cinquantennio dell'Arma dei Carabinieri, dal 1914 al 1964, dall'entrata in guerra dell'Italia contro l'Austria sino alla strage di Ciaculli nel 63, per restare a drammatici episodi che riguardano la Sicilia e Palermo. Dopo Ciaculli, un settimanale d'epoca titolò «I Carabinieri sono sempre in guerra per farci vivere in pace». Da Ciaculli ai giorni nostri, il calendario 2013 è stato presentato, ad esempio, nel giorno della cattura in Indonesia del boss mafioso Messicati Vitale. Sì, è un arresto che evidenzia ancor più un documento che l'importanza di un documento che accompagna la storia dell'arma da quasi 200 anni. Il calendario dell'arma appunto vede la sua prima uscita nel 1928 e poi, a parte una piccola interruzione, ci ha sempre seguito, ha sempre evidenziato la nostra presenza sul territorio, la nostra vicinanza alla collettività italiana.